un arresto nella notte del 2 ottobre a Latina. I militari dell'aliquota radio mobile, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, intervenivano traendo in arresto per reati di minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, oltraggio e guida in stato di ebbrezza, CG, 50enne del luogo. In evidente stato d'ebbrezza alcolica, l'uomo minacciava i titolari di un noto ristorante con un coltello da cucina e, successivamente, si allontanava a bordo della propria autovettura. Le immediate ricerche consentivano di intercettare l'uomo, il quale, durante le fasi di identificazione, si scagliava contro i militari colpendo uno di essi e provocandogli lievi lesioni. L'arrestato veniva trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Subito a segno l'oasi di Cufra Fondi che, nell'opening day del campionato di Serie C Gold Laziale, supera la Lazio con un larghissimo 78-50. Eppure le premesse della vigilia non erano delle migliori. La truppa di Di Fazio si presentava all'incontro, infatti, con le rotazioni a dir poco ridotte viste le assenze di giocatori importanti come Romano, Cappiello e D'Angelis. La Virtus ha però, dopo un avvio difficile, risposto bene alle difficoltà. Nel secondo tempo, Fondi è stata protagonista di una migliore circolazione di palla con risultati evidenti. Fondi ha scavato il solco che ha poi permesso di chiudere la partita in tranquillità e depositare in cassaforte i primi due punti stagionali. Positiva la gara offensiva di Refini, che ha chiuso a 24 punti e 5 rimbalzi. Ottima la partita dei più giovani, Mattei, Lauri e Cima, sempre pronti quando chiamati in causa, atteggiamento super che denota il buonissimo lavoro svolto fino a questo momento dallo staff tecnico fondano. Prossima giornata domenica 8 ottobre quando, a Fondi, arriverà la meta Formia per un derby decisamente da non perdere. Sarà l'imprenditore di Latina, Giovanni Di Pietro, a consegnare a Timothy Kennedy il premio Mecenate dello Sport, Varaldo Di Pietro, edizione 2017. Presidente mondiale di Special Olympics, Timothy Kennedy dal 2009 è alla guida del più grande movimento sportivo mondiale per atleti, con e senza disabilità intellettive, diffuso in 169 paesi. Per questa sua intensa attività, il comitato promotore della Fondazione Varaldo Di Pietro, che da quest'anno presiede l'organizzazione del premio, ha deciso di assegnare il riconoscimento a Timothy Shriver con la seguente motivazione. Per l'eccezionale contributo fornito, a livello mondiale, alla diffusione della cultura sportiva intesa come momento di aggregazione e di sviluppo della personalità umana e della crescita sociale di ogni comunità e dei suoi singoli appartenenti. Sono di particolare merito i valori trasmessi dall'impegno sportivo di Timothy Shriver e dalla sua famiglia, valori capaci di fare dello sport un eccezionale strumento per abbattere barriere e superare pregiudizi a favore della integrazione sociale e culturale. Finalmente ha preso il via la Serie A2 Old Wild West con la ben acquista assicurazioni Latina Basket che ha affrontato la Moncada Fortitudo Agrigento sul territorio siciliano. Un esordio complicato per i nerazzurri che, nonostante un monumentale Raymond, capace di firmare 31 punti, catturare 12 rimbalzi e chiudere la partita con 41 di valutazione, si sono arresi alla formazione agrigentina con il risultato finale di 80-69. Una partita equilibrata per i primi due quarti, seppur con Latina affidata quasi esclusivamente alle realizzazioni dell'americano Raymond. Nella seconda parte di gara la Benacquista ha faticato maggiormente anche dal punto di vista offensivo, grazie anche all'ottima gestione degli avversari, che si sono dimostrati attenti e pronti ad approfittare di ogni errore dei nerazzurri come conferma anche Cotter Amenzi in sala stampa. Stasera Agrigento è apparsa come la squadra più esperta, mentre i nostri giocatori sembravano i giovanotti che affrontano per la prima volta la serie A. Molti dei nostri hanno subito evidentemente l'esordio e sicuramente non abbiamo giocato una buona partita dal punto di vista realizzativo. Merito ovviamente anche dell'avversario, che è stato molto bravo a difendere e a stare in campo. Disavventura, fortunatamente a lieto fine, per i clienti del punto vendita Orizzonte di via Isonzo a Latina. Domenica mattina, infatti, ad un certo punto l'aria è diventata irrespirabile, molti presenti hanno iniziato a tossire ritrovandosi il volto e le vie respiratorie irritato e doloranti. È scattato immediatamente l'allarme che ha fatto convergere sul posto i sanitari del 118, che hanno riscontrato, su circa 30 persone, i sintomi di quella che sembrava un'intossicazione da agenti chimici. A scatenare il tutto il comportamento, diciamo pure leggero, di uno dei clienti che, ignaro delle possibili conseguenze, ha provato una bomboletta di spray al peperoncino antiaggressione che era intenzionato ad acquistare.
Fortunatamente, alla fine soltanto alcuni degli intossicati hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Per gli altri è stato sufficiente sottrarsi alla morsa del benefico spray uscendo dai locali dell'esercizio commerciale. La Lupo Rocco Gaeta ha lottato invano con le unghie e con i denti contro il Conversano, che ha dimostrato sul campo il ruolo di prim'ordine che rivestirà in questo campionato. Le convincenti prestazioni di Marco Amendolagine non sono bastate per tenere testa ai biancoverdi, che della difesa hanno fatto la propria arma vincente. A completare il quadro, l'assenza per infortunio di Lodato e la presenza a mezzo servizio di Martin Amato, bloccato da un risentimento al ginocchio. Partenza equilibrata, poi Conversano inizia a correre, grazie ad una difesa ermetica, spesso approfittando di qualche incertezza di troppo dei padroni di casa. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ha dichiarato Coccionelli, contro una corazzata come Conversano. La gara è stata abbastanza equilibrata nei primi 10 minuti, poi dopo ci siamo disuniti, abbiamo perso dei palloni in attacco banalmente e Conversano ci ha subito puniti. Non siamo riusciti a reagire e abbiamo terminato il primo tempo incalando. Nell'intervallo, ho chiesto ai ragazzi di giocare con entusiasmo e cercare di attaccare, e posso dire di aver visto dei segnali positivi che fanno ben sperare per il prossimo impegno. La legge sui piccoli comuni è storica, afferma il sindaco di Rocca Massima, Angelo Tomei, che ha seguito tutto l'iter di redazione ed approvazione della riforma. Come ho più volte detto durante le riunioni tra i colleghi sindaci di questa regione, i piccoli comuni sono quelli dei sindaci e degli amministratori che resistono sulle montagne, senza soldi e isolati dal mondo, che coltivano le tradizioni e le capacità che danno vita, con le loro azioni quotidiane, alla difesa del suolo e alla coesione territoriale. Questa legge è un piccolo grande passo verso il riconoscimento dei piccoli comuni e contiene un fondo per lo sviluppo economico e sociale, misure per le attività produttive, a partire dal turismo, è inerente alle agevolazioni nei trasporti e alle misure per il recupero dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento. Questa legge ha premiato persino il nostro impegno di preservare la presenza dei servizi postali sui nostri territori. Certamente si poteva fare di più, continua Angelo Tomei, ma l'esiguità dello stanziamento, 100 milioni in 5 anni, non ha concesso altro. Il fondo viene istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017. Domenica 8 ottobre, Sermoneta tornerà indietro di 5 secoli, al 1571, in occasione della rievocazione storica della Battaglia di Lepanto. Oltre 150 figuranti in costume d'epoca interpreteranno il ritorno dei soldati sermonetani, con in testa il duca onorato IV Caetano, dopo la vittoria nelle acque di Lepanto nel 1571 contro la flotta turca. Il duca riabbraccerà nel castello la sua amata sposa, la contessina Agnesina Colonna. La rievocazione storica della Battaglia di Lepanto sarà condita da spettacoli itineranti per le vie del paese fin dalla mattina, stand gastronomici e spettacoli all'interno delle mura del Castello Caetano. La manifestazione è organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione Festeggiamenti del Centro Storico, l'ingresso è gratuito. Domenica 9, in paese ci saranno stand con gli antichi mestieri. Dalle 15, il corteo partirà da Palazzo Caetani per andare prima al Belvedere, per l'incontro tra il duca onorato IV Caetani e la duchessa Agnesina Colonna, e poi al campo sportivo. Quella dell'approvazione del documento unico di programmazione del comune di Sezze, relativo alle annualità 2018-2020, poteva essere un momento delicato per la maggioranza consiliare. Il gruppo consiliare invece ha dimostrato carattere, non tanto sul documento in sé, simile a tanti altri, ma sulla capacità di difendersi dagli attacchi delle minoranze, in particolar modo del gruppo Biancoleone che aveva stuzzicato sindaco e consigliere. A prendere la parola il capogruppo del PD, Armando Uscimenti, poi Federica Fiorini sempre per conto del PD, che hanno difeso strenuamente il lavoro che si sta cercando di svolgere, infine Francesca Barbati, che è addirittura entrata nel merito delle questioni tecniche.
a non gradire gli strali delle opposizioni, è stato soprattutto il consigliere di Sezze Futura, Mauro Calvano, avvocato nella vita, che ha preso la parola ed ha invitato le opposizioni a moderare i termini e, soprattutto, a non utilizzare termini che hanno dei significati ben precisi. Calvano ha sottolineato come dalla minoranza non siano finora arrivate proposte nonostante diverse aperture, soprattutto in commissione, ed ha invitato a presentare i documenti in procura per giustificare quelle parole durissime.